Allora, praticamente questa qui non è una forma di protesta, purtroppo è stata la situazione che mi ha portato a quello. Anzi, non pensavo proprio che una notizia del genere potesse interessare la carta stampata, i mass media, perché poco fa mi ha telefonato anche la RAI. Io la questione l'ho denunciata sin dal 2007, quindi in tempi non sospetti, nel senso che all'epoca c'era il governo di centro di sinistra, ora abbiamo un governo di centro destra, per cui adesso non è il governo che mi ha portato, il colore politico di un governo che mi ha portato comunque a protestare, è perché avevo fatto una lettura chiara di quello che stava succedendo nella scuola. E sono stato anche abbastanza lungimirante, però purtroppo, ahimè, non sono riuscito, a far capire il messaggio, non è arrivato a destinazione, soprattutto io mi rivolgo alla classe politica. La questione, sì, è vero, io ho portato avanti sempre la battaglia del precariato del personale ATA, sono partito con quello inizialmente, io sono un assistente tecnico di laboratorio, di informatica. Io in questi 10 anni, perché sono 10 anni che faccio precariato, ho sempre ottenuto, diciamo, l'incarico annuale dal 1 settembre al 31 agosto e ogni anno dal 1 settembre al 31 agosto. Ora, mi trovo che sono tra i primi 10 in tutta la provincia Forlì Cesena e comunque tagliato fuori. Ora, praticamente ho una supplenza fino al 16 ottobre perché comunque sostituisco un collega che è in malattia. Finita quella, non mangio più. Ora, Qual è il suo stato d'animo adesso? molto arrabbiato, forse magari lo sarei stato molto di più in occasione in cui magari non mi sarei già trovato a scendere in piazza a portare comunque la protesta. Io non pensavo mai di arrivare a questo punto. La mia rabbia è la rabbia di molti altri precari della scuola. Lei spera che in un futuro imminente la sua posizione possa venire regolarizzata? Questa è la mia speranza, ma la realtà mi dice che i tagli non sono finiti. Il prossimo anno ci sarà, la mazzata più grossa. Oggi c'è stato, voglio ricordare che oggi c'è stata anche la manifestazione degli studenti, perché i primi a essere colpiti sono proprio i nostri studenti. La scuola sta perdendo in qualità e soprattutto in sicurezza. Ovviamente, noi paghiamo anche il prezzo più alto, quello di non avere più il nostro posto di lavoro. Dopo 10 anni di precariato, io pensavo che comunque la situazione andava, a migliorare, non a peggiorare. Io mi ritroverò, così senza un, così, senza un pre, anzi, dico, senza un presente, dire senza un futuro ormai è una parola che usano tutti quanti. Io mi ritroverò senza un presente, con una supplenza per adesso, con una supplenza che mi viene data a rate. Allora, praticamente questa qui non